Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele, oggi vi mostro il mio nuovo acquisto. Sto registrando dopo circa 2 mesetti dall'acquisto. Questa qua è una quercia roverella di dimensioni molto importanti. E dal metro accanto si può vedere che è alta. Dal vaso 62 centimetri, la base è tutta questa. È una pianta comunque di dimensioni molto importanti. Acquistata per un buon prezzo, è una pianta che ha potenzialità ma anche dei difetti, come l'essere, diciamo, troppo cilindrica, però con dei lavori di fresa e di inclinazione il problema si risolve. Presenta appunto questa massiccia base, quasi di 30 centimetri, 35, questo bel pezzo di secco che era probabilmente era un ceppo che si sviluppava in questa direzione. È stata raccolta 2-3 anni fa, se non ricordo male, ovviamente dati dal venditore. Come si può vedere, ve la mostro da più vicino, ha una corteccia veramente splendida, le gemme sono prossime ad aprirsi. Questo qua è il secco magnifico, che ovviamente verrà lavorato, come levando questa parte che è marcia e se ne viene molto facilmente. Qua si può vedere un ramo che è stato tagliato perché troppo in basso. Questa qua è la foglia della quercia. In teoria questa pianta verrà inclinata perché fa questa curva, quindi verrà inclinata. La parte secca si potrà decidere se tenerla o lasciarla, ma ovviamente si terrà perché è un buon punto, è un punto focale. Verrà lavorata meglio la capitozzatura, ovviamente. Se servirà verrà innestato un ramo in questo lato perché ne è priva. Può essere pure che ne farà qualcuno, però. In linea di massima abbiamo primo ramo, secondo ramo e ramo di sinistra e abbiamo l'apice. Quindi da queste gemme si può creare l'impalcatura di questa zona. Idem con l'apice, con dei rami portati dal dietro, ovviamente piegando il ramo. Qua abbiamo l'altra parte di pianta e il primo ramo. Ovviamente dovranno crescere davvero molto. E da questo ramo si possono ricavare anche i rami di profondità. E comunque qua probabilmente verrà innestato, se non appare prima. Sperando che c'è una vena viva dove poter innestare la gemma. L'unica cosa che posso fare adesso sono andare ad eliminare queste gemme, che ovviamente non servono, essendo troppo in basso. Qua o verrà tagliato questo bozzo oppure verrà fatto ricallare in questa, diciamo così per com'è.
Altra cosa che si può fare si possono eliminare queste parti di corteccia superficiale che va marcendo. Quindi, essendo marcia, si leva molto facilmente. Ovviamente, questo lavoro ne va ad influire l'aspetto della pianta, però su questo legno marcio non si ci può mettere il fissativo, e quindi per forza di cose si deve andare ad eliminare. Anche se qua in questa parte ci sono delle gemme, non so se si vedono. Probabilmente non si vedono perché sono veramente piccole e minute. Però intanto da questo lato si deve scavare e levare tutto. Come qua in questa zona. Quindi ragazzi, il lavoro che ho fatto è stato scavare l'interno, qua ovviamente si può scavare ancora. Ho levato un po' di materiale dall'interno, tutto marcio. Ho levato anche un po' di da qua, che si va a ricollegare al buco di sotto. E ho levato anche qualche pezzo di corteccia da qua. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e condividere con gli amici. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!